Giorgia, cosa ci dici questa sera? Sì, leggere questo libro è stato facile, ma vivere la storia che viene accusa no. A Ginevra viene presto diagnosticata una malattia rara che le compromette il funzionamento del fegato e l'unica via che rimane da percorrere per uscire dall'incubo di perderla per sempre è quella del trapianto. Ginevra si è salvata grazie all'amore incondizionato di sua madre, che rinuncia a un pezzetto del proprio fegato per non dover rinunciare ad essere madre di quella sua bimba che ha tanto lottato per guadagnarsi un pezzetto di mondo. Ginevra si è salvata e Manno Renzo ha scritto un libro per gridarlo a tutti, ma il messaggio in realtà non è questo. Il messaggio è che la sua piccola e fortunata Ginevra era solo una dei tanti bambini e non in attesa di un organo e molti di loro hanno esaurito il proprio tempo senza vederlo arrivare. Italia, anno 2014, 8.758 pazienti in attesa di trapianto, 1.381 donatori effettivi, 598.364 morti. Dati alla mano, il problema salta agli occhi. Perché se su quasi 600.000 morti sono poco più di 1.300 decidono di donare gli organi, è evidente che un problema c'è. Allora mi chiedo perché? Mi chiedo che cosa possa trattenere un essere umano dal donare gli organi, un gesto che non costa nulla, visto e considerato che il donatore e i suoi organi non se ne faranno niente. Con il trapianto non si salva semplicemente una vita, ma si preserva quella di due diversi organismi. Uno è la persona che lotta per la sopravvivenza e l'altro è l'organo stesso che lotta per la sua. L'unica loro speranza è l'unione, solo insieme potranno sopravvivere entrambi. E la persona che tornerà alla vita grazie ad un organo donato si prenderà cura adesso come una madre si prende cura del suo bambino in gravidanza. Sarà il suo custode e mai dimenticherà chi, morendo, glielo ha lasciato. La teoria evolutiva si basa sul concetto della sopravvivenza dell'individuo più adatto, premiando la messa in atto di strategie egoistiche, volte proprio alla conservazione del singolo individuo. Ma la moderna biologia evolutiva ha individuato nell'altruismo la condizione fondamentale per la conservazione della specie e non dell'individuo, evidenziando in natura comportamenti altruistici riconducibili anche ad una convenienza per la linea genetica dell'individuo. Ci crediamo una specie superiore a tutte le altre, eppure gli animali hanno capito l'altruismo per il bene comune, mentre noi esseri umani restiamo soli, chiusi nel nostro egoismo. Grazie Giorgia. Le cartoline di Giorgia insieme agli articoli che faranno lì con noi li troverete nel nostro sito www.associazionefrancescafontana.it, vi troverete la sintesi di queste serate insieme anche con qualche fotografia. Ringrazio ancora i presenti, in particolare i donatori dell'AIRE, che sono importantissimo. Ringrazio anche la Presidente dell'AVIS di Cervia, è la prima volta che è qui con noi in questi locali. Ringrazio anche io, il Presidente Ragazzi, che invece è qui e di casa. Quelli si sono già involati
se ne vanno alla ricerca della vita. Io dicevo che andavano alla ricerca della libertà, però lei mi ha detto che i bambini sono liberi, cioè loro sono interiormente sempre liberi, infatti vedete i comportamenti dei bambini. Il giorno non sta cercando di vita. In questo disegno che ho voluto rappresentare che vanno alla ricerca della vita, però hanno delle armi meccaniche, quindi sono bambini che sono aiutati. Se noi puniamo l'infinito, non è che molte cose possiamo affrancare con l'amore infinito. E ne parlavo prima, un esempio di amore infinito è stato fatto di Monsellino. Questo è un esempio di amore infinito. Un amore che va oltre la vita, un amore che non si ferma. Io ti do la mia vita per te, per gli altri. E quindi ecco, amore infinito è questo che ho voluto dire, è un amore che non ha limiti, che non ha confini, non ha recinti e arriva alla, anche a donare la propria vita. Ecco che quindi quando si scrivono le parole non sono soltanto così, non è soltanto bella grafia o carattere soggetto, ma sono anima, cuore, vita, sentimenti che si possono vedere, riconoscere e ve li faccio vedere in questi occhi qua. Ed ora vi raccontiamo una straordinaria storia d'amore tra una mamma e la sua bimba gravemente ammalata dopo il trapianto di fegato. La piccola, che ha 14 mesi, sta bene. Parla del Santos. L'unica paura che ho avuto è stata quella di non arrivare in tempo, cioè che il giorno del trapianto non arrivasse abbastanza velocemente per salvare la vita, cioè non si ritenesse trapianto che la mia bimba aveva 7 mesi. Gli organi non arrivano gli organi, fortunatamente c'era la compatibilità di Chiara e anche di suo marito, solo che quando il fegato non funziona il tempo è molto stringente, e quindi abbiamo visto tanti bambini che non ce la fanno. Direi che questa è stata un'esperienza molto forte, molto forte, che noi abbiamo vissuto. Io sono stato 4 mesi a Mamma Gesù, quindi dovete pensare cosa sia un ospedale pediatrico di Roma in cui arrivano tutti i casi difficili che ci sono in Italia. Quindi per me è stata, fatto iscrivere è stata una terapia, anzi senz'altro è stata una terapia. Io mi sono trovato sono stati assistiti dagli psicologi, però dovevo trovare un modo per far uscire questa storia, e incredibile ma vero, l'ho scritta in 2 settimane, giorno e notte, e come se fossi posseduto da qualcuno o da qualcosa. Poi mi si è voluto un mese e mezzo per me, Biro, ho scritto Biro, perché proprio doveva andare in questo modo. Quindi questo è un po' il percorso del libro, dalla storia al libro. E qui è stata una necessità veramente molto forte, superiore a me, insomma, non so nemmeno spiegarlo. Il giorno del trapianto, la mattina del 6 novembre 2013, alle ore 8, Chiara entra in sala operatoria. Gli esami di Ginevra non vanno bene, ma devono comunque procedere alle visite di condizione. La sua determinazione è tanta che riesce sopravvivere a sopprimere il naturale istinto di sopravvivenza che sicuramente si agita nella sua testa. Non è riuscita da nemmeno a provvedere a un quantitativo di sangue necessario per la loro trasfusione, perché la settimana prima aveva un virus nel sangue. Non descrivo nemmeno il pensiero di questo intervento, di chi sta rischiando la vita, lei, che la sporterà il 40% del fegato, un organo vitale, pertanto possibile iniziare che vorrà sottrarre. Questo è l'amore infinito. Quindi la Chiara si è privata di un 40% del fegato, poi è diventato un pezzettino. Diventato dopo un pezzettino, perché il corpo di Ginevra ovviamente era molto piccolo, quindi l'hanno lavorato, l'hanno inserito nel corpo. Però la Chiara sapeva benissimo quello cui dà incontro, gliel'hanno detto, quindi era pronta a questo. Però l'amore infinito è anche questo. E solo che questo libro qui abbiamo
sono, sono in positivo, la storia è andata bene, insomma, ecco, non pensate che sia tutto, questo forse sono i passaggi dovuti, però è la storia un po' di una vita, una chiara, di Ginevra, di un finale in positivo, però dovevamo condividerlo con qualcuno. Per cui abbiamo sentito nel Santo Comunicare, già questi attori in prima persona, attori come posso essere io qui questa sera, ma anche attori perché proprio la RAI ci ha chiamato diverse occasioni, perché purtroppo questi sono casi di malattia rara, ma questo è un caso abbastanza raro, insomma, più delle volte vanno per un'altra strada purtroppo questi casi qui. Quindi ci hanno chiamato in diverse trasmissioni. Allora, quindi è un caso risolto questionalmente, però se mettiamo assieme tutti i vari fatti che sono successi, vediamo che c'è stata grande determinazione di tutta la famiglia, un'unione veramente, che ci siamo aiutati l'uno con l'altro. Del coraggio, molto coraggio, venga in questo ambiente qui, lo sappiamo tutti, sono i bambini, la parte debole del nostro cuore, per cui ci ha voluto tanto coraggio, veramente, notti e notti, molta forza, ecco. Io particolarmente, insomma, appunto fare tante notti in ospedale, poi alla fine si fa fatica, pesa, però poi l'amore infinito fa questo e l'altro. La selezione naturale, quindi Darwin ci insegna, insomma, perché noi abbiamo visto con i nostri occhi letti a fianco morire dei bambini che non sono affatto, perché selezione naturale, che qui chiamiamola come volete, fortuna, chiamiamola anche fortuna, ecco, però un insieme, una combinazione di cose, la capacità, questa del maggiore di Bologna di dire noi, questi casi qui, questo caso qui, non ci capiamo niente, la capacità di prenotare loro al Bambino Gesù, che era venerdì, hanno dato la possibile diagnosi, e la domenica mattina non era mangiato, venerdì, domenica mattina, con valigie, scarpe, tutto, per un tempo che non sapevamo quanto poteva essere, ecco. E quindi la capacità del maggiore, dei medici, di fare questo atto di umiltà, che non sempre fanno questo giusto i medici. E poi competenze, c'è questo professore che vi farò vedere l'intervista dopo, che è considerato uno dei primi 10 al mondo per gli interventi sui bambini trattati fetto, ha più di 1000 trapianti ed è una persona veramente squisita. E disponibilità. Questo è uno dei documenti per cui c'è la scienza, disponibilità economica, perché potete pensare cosa vuol dire, eravamo sempre in quattro o meno su a Roma, quindi mangiare, tre volte al giorno, albergo, tutto il resto, ci sono voluti parecchi soldi, però fortunatamente sono una famiglia che la vogliamo tutti, però io, come abbiamo visto con i nostri occhi, Bambino Gesù è sul Gianicolo, e quindi si va su, c'è una scalinata e ci sono macchine parcheggiate per quella strada, abbiamo visto famiglie dormire in macchina, ma non solo famiglie, figli pelati, quindi figli che facevano la chemio, quindi di giorno facevano la chemio, di notte dormivano in macchina, questo l'abbiamo visto con i nostri occhi, questa è una cosa che non è una cosa molto, molto consona a una società che si definisce civile, non credo proprio. Quindi anche questo, immaginare tutto un accumulo di esperienze, di vita vissuta, che ha fatto la differenza, insomma. E la situazione, questa è quella del 2013, ma è speculare quella del 2015, quindi fate conto che siano i numeri di quest'anno. Nel 2013 sono stati fatti 2000 trapianti con 9000 persone in lista d'attesa. Quindi c'è un gap di 7000 persone, che quelli che sono fortunati, tra virgolette, fanno la dialisi. Ma quelli che non possono fare la dialisi non hanno una vita molto lunga, non hanno
un futuro davanti, ecco. Se poi guardiamo la lista d'attesa, ad esempio di quella pediatrica, guardate, c'è attorno 220 bambini, 121 corrente, fegato 29, cuore 61, polmone 27. Anche questi, buona parte di questi bambini qui, non ce la fanno. Cosa possiamo fare? Che possiamo fare veramente tanto, insomma, anche la società potrebbe fare tanto. Possiamo creare un mondo in cui tutti i casi in cui necessitano di un organo ci siano, che siano disponibili e non ci sia, non ci sia un calvario come abbiamo secondo noi, che fortunatamente abbiamo avuto un calvario in positivo, ma tutti quegli anni che non ce la fate, riesco a capire come possono stare in questo momento qui. Però noi possiamo farlo. Non è la portata di mano, non stiamo chiedendo da loro dei soldi, perché comunque la donazione degli organi, come diceva Giorgia, è una necessità, questo zero, modo per continuare a vivere dando vita ad altri, oppure un miglioramento della propria vita. Quindi modo per la donazione di sapere, dichiarazione all'ANAS, dichiarazione in comune con anche iscrizione sulla carta d'identità. E questo è il progetto di una scelta in comune, quindi la possibilità, quando uno va a rinnovare la carta d'identità, che gli viene chiesto, vuoi donare o meno, e quindi uno fa scelta. L'aido è da sempre, quindi le persone che sono attualmente vive lo devono all'aido. Insomma, poche parole, questi signori qua e quelli lì. Dire grazie poco, ecco. E comunque esprimere il familiare la volontà di donare. Fare scuola già, quando sarà un po' più grande ovviamente, può fare tutti i sporti, può fare quanti congiugarsi, avere bambini, una vita normale, ma con controlli e medicina. Il prossimo passo sarebbe che quando saremo in grado di fare il trapianto, dare medicine per un tempo breve e poi liberare i pazienti delle medicine completamente. E stiamo lavorando a quello. Questo è il professor Sandri, è dal 2009 che appunto bambino Gesù si è portato a Roma e è questo personaggio. Quindi noi, appunto la Chiara mi ha detto, papà facciamo un'associazione per una scopo di lucro che ha la finalità di divulgare la cultura della zona dell'organizzata del Museo del Libro, con la testimonianza tangibile di grande forte che possa scuotere le coscienze delle persone che ancora sono curiose, perché purtroppo se siamo qui è perché la maggior parte delle persone hanno ancora dei dubbi. I ricavati di questa mente vanno in beneficenza, in particolar modo l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e da Loreto. Siamo orgogliosi perché abbiamo già donato un totale di 2.500 euro, è una goccia nel mare, però tante cose fanno. Ecco, possiamo utilizzare anche dei metodi non convenzionali. Questo è un mio cavallo di battaglia, ma prima o poi ci riuscirò, perché comunque serve battaglia, non si deve fermare. Allora, se voi guardate questo cartellone, questo è vero, c'è l'assessore lì. Quindi molte si fanno adesso comune derazzistizzato. Vuol dire che il comune che ha non vuole il razzismo. Poi mi viene di qua, ho letto che c'è il comune di Europa e poi generato con, insomma, c'è un po' di tutto, perché alla fine uno capisce neanche, ma di cosa stiamo parlando. Ecco, io sogno questo, comune favorevole alla razzismo. Bisogna che questo diventi la normalità. E quanti bambini vanno a scuola la mattina, e quando passano, e quando è... deve essere normale. E questo è un messaggio diretto, forte, non è così gemellato. Sembra che a Piacenza ce l'abbiamo fatta. Io lo sogno che sia, anzi, a dirla giusta, la versione finale che abbiamo proposto a Casalecchio e San Lazzaro è comune favorevole alla donazione di sangue, organi e tessuti. Perfetto. Questa è la versione finale.
Vi volevo, se ho ancora 3 minuti, vi volevo leggere la parte finale, il capitolo di Nuovo Mare. Formare le medicine rimaste, l'altro rigetto e il significante della fine, Ginevra le prende solo la mattina e la sera. I controlli sono previsti una volta al mese e decidiamo di andare in mare per tutta la stagione. Nila riesce finalmente ad andare in pensione. Mia figlia è ancora a casa, grazie a una buona legge sull'Endica, così la formazione sarà. Chiara, Nila e Ginevra, fissa al mare, con l'incursione a piacere mie, Gianmarco, mia mamma e gli altri donne. Come lo scorso anno il mare si rivela un po' cassante per Ginevra. Se prima aveva appetito e mangiava con buon gusto, ora mangia come un lupo. Ed occorre nascondere il pane, i biscotti e quanto c'è in tavola, perché il cuore è tutto. È perfettamente cosciente di tutto quello che le capita attorno, interagisce con tutto e con tutti. E comincia a imporsi come una persona con una sua personalità. Ginevra, guarda che c'è un bambino nell'operone vicino. Ciao, come ti chiami? Cesare si chiama, ha 2 anni. E la tua? Ginevra, di 16 mesi. Ginevra saluta Cesare e tenta di dargli un ceffone. Ma Ginevra non si fa così, devi fare delle carezze in questo modo. Che Chiara gli fa vedere. Questa è la prima lezione di relazione e socializzazione con altri bambini, che inevitabilmente ha questo risultato. Essendo Ginevra immunodepressa durante l'inverno passato, i suoi genitori non l'hanno mai portato in ambienti chiusi e quindi non è mai stato in contatto con altri bambini, perché si devono evitare per quanto possibile le influenze, tantomeno le malattie infettive. Non ci preoccupiamo pertanto di questa relazione, in quanto il percorso sarà lento, ma inevitabile. Se avevamo qualche timore in merito, nel giro di un paio di settimane Cesare diventa il suo amico del cuore ed il suo riferimento. Gli copia qualsiasi movimento ed azione e si capisce che studia la sua camminata. Così in luglio prova ad alzarsi da sola e dopo diversi tentativi riesce a fare i primi passi. Sono uno spettacolo sulla passerella che passa dalla sabbia e che porta gli ombrelloni. Lui davanti che si trascina un camion con ribaltabile, lei dietro, tutta felice, accompagnato dall'applauso nostro e degli amici della spiaggia, che si trascina un camion per il trasporto dell'acqua. La vita scorre su un percorso ben tracciato e ben definito, un po' come la passerella. Chiara si ritrova finalmente in una vita che ha molto della normalità, dove il colore della carne e della pipì non sono un problema, dove non devi avere un'agenda consegnata di orario delle medicine, dove non sei ossessionato dalle pappe che tua figlia non mangia, dove un colpo di tosse non può trasformarsi facilmente in vomito, dove qualsiasi discussione non è veicolata sulla malattia, dove finalmente puoi sorridere e ridere senza sforzo, con la consapevolezza di guardare con fiducia al futuro del tuo figlio. Posso aspetta, sì. No, lascia un attimo questa, sai? Sì. O stai terminando? Sto finendo. Ah, stai finendo. No, volevo finire perché lo leggeremo anche con Enrico. L'aido deve essere visto e trasmesso come gioia, come felicità. E per questo io vedo in questa foto, vedo l'aido. Questa è questa l'aido. La vita. La felicità e la gioia di vivere. E ricordatevi di tornare a voi. Non posso intervenire, Pietro, perché cioè da una roba di questo genere cosa possiamo fare? Cioè mi dà delle opportunità e delle riflessioni che non mi posso tirare in mente. La prima, cosa si può fare oggi? Cosa può fare un'associazione culturale? Cosa può fare ognuno di noi? Questa serata è una di quelle cose che si possono fare, come è stata anche 3 settimane fa insieme a Laia. Anche Laia, quindi viene in mente tutto quello che si trova Laia, all'Agno, ovviamente anche lì, donazione. Quindi mi piace l'idea di vedere il mondo con una energia, con un entusiasmo, con una
determinazione, perché è evidente che la storia di Ginevra è andata a buon fine. Quindi già questo è un fatto positivo, e questa è la tua forza. Poi ce ne sono, purtroppo, come dicevi prima, magari a bassa voce, tante altre storie di persone che non ce la fanno, di bambine, come Ginevra, come Marco, come Angela, come Marco. Quindi dietro a queste cose c'è un sentimento forte in ognuno di noi. No, adesso non conosco la platea, non so quante persone delle 570 cervesi che oggi sono a casa, che magari se qualche di noi più qua sarebbe stato anche meglio, quanti si sono hanno dato loro adesione all'AIRO per condizione personale, perché ci sono passati, perché hanno visto una storia. Questo è un interrogativo che ci dobbiamo necessariamente porre, perché mentre per dire che era un atto di entusiasmo, sei, io sono contentissimo anche, auguro adesso che sia dicembre libro, scade anche più o meno, in cui diventerai ancora nonno, che è una delle cose più belle, perché sono nonno anch'io. Quindi chi non lo è non riesce a capire cosa significa diventare nonno dopo essere veramente diventato papà. E sono delle storie anche terribili, perché quando tu dicevi, io ho visto tante persone dormire in macchina, no? Ma non 20 anni fa, 15 anni fa, nel 2013, se io vengo nel 2013, non era 2 anni fa, più o meno, sono passati questi tempi. È un fatto sicuramente non dignitoso. Per fortuna ci sono associazioni che aiutano in questo percorso. Io penso all'AGE, per esempio, la Cittuna che conosco, l'associazione dei genitori che parte di oncologia pediatrica di Bologna, e io la conosco bene la sigla, perché so cosa fanno, così come fa la casa dell'AIRO, così come fanno per fortuna tante associazioni ai quali ognuno di noi è bene creda, perché quando si arriva in questi tunnel, no? È già il dramma. Lui diceva, il venerdì e la domenica mattina eravamo lì, giusto? Ecco, a me mi è venuto in mente, io ho vissuto un'altra storia in cui venerdì mattina lui era diagnosticato in Sardegna e sabato mattina era soccorso in Bologna e poi c'è il video. Quindi per fortuna che si medita nel nostro sistema sanitario su queste cose, funziona, l'Italia funziona, l'Emilia Romagna funziona, Lazio, Lombardia, abbiamo un sistema per fortuna importante che ci aiuta, però dall'altra parte dobbiamo far crescere l'AIRO, tutte quelle associazioni che ci danno quell'aiuto morale, perché poi lo genitore, adesso per esempio loro, come dicevi Terenzo, c'è sempre una famiglia in cui lavoriamo tutti e siamo riusciti a, ma quante persone si trovano dalla mattina alla sera in una situazione del genere e non lo sono. Nessuno. Tu arrivi in una città che non conosci e devi subito confrontarti con l'albergo, con il ristorante, no? Di volta al dramma che uno vive, ci sono anche questi aspetti. Ecco perché dobbiamo cercare di fare qualcosa, credendo intanto alle associazioni, pensando che non sono tutti i dati, per fortuna. Ci sono persone che si mettono a disposizione tutto lo stesso. Citavo prima un fatto. Domenica mattina ero a pranzo, davanti a me c'era un ragazzo che conosco, ma non sapevo che lui era donatore anico, e a tavola parlando, io da sempre, quando sono entrato a fare questo lavoro, adesso in pensione, ho fatto una scelta, solo all'AIRO, mi disse, va bene, però io devo mettere la tredicesima all'AIRO, non do a nessun altro. Ti serve poco il gesto che hai fatto, è un gesto nobile, importante. Poi è vero che ci sono tante piccole voci che fanno la tredicesima, come il 2500 del libro, che mi auguro di entrare di più, ma spesso sono iniziative come questa, messaggi positivi come questi, che ci danno la forza per mettere quelle voci. Perché noi dobbiamo, perché le chiamiamo serate culturali queste? Perché la cultura è quella che ci serve, intanto non c'è proprio guerre, non altre cose. Perché segnano questi messaggi positivi, questi valori che sono fondamentali. Allora ognuno di noi deve fare qualcosa. Questo lo dico da cittadino libero, da persona, da anche un dirigente dell'associazione.
Poi l'amministratore, siccome sapete che sono assessore da tanti anni, in questo secondo giro sono in modo particolare legato alla comunità, ai servizi sociali, eccetera, cosa può fare l'amministrazione? Intanto incontrare l'amministratore che vi chiede di parlare con il segretario dell'associazione, prima di tutto, di essere iscritto all'ascolto. Poi capire cosa ti propongono, così come l'AMIC, per esempio, l'Associazione Nazionale dei Mutilati e Vati Civili, che sono tanti nell'associazione, ma alcuni elementi importanti perché riguardano la vita, perché il donatore, chi dona il sangue ogni tre mesi o è uno che sta dando la vita a un altro, così come gli organi, così come il dono, così come tutto quello che riguarda la donazione. Però, quindi ascoltare e fare che cosa? Un progetto che abbiamo sposato subito, nel giro di qualche mese, portato in giunta, approvato, condiviso con l'ufficiale Anafre, dal prossimo mese si fanno già i percorsi, a gennaio partiamo questo progetto. Questo è un segnale forte di chi crede nei servizi, del servizio verso la gente, perché spesso e volentieri cosa significa che fare l'amministratore? Lo chiedo per me, nella mia modestia, nella mia umiltà, è continuare a stare al servizio dei cittadini. Ho fatto 35 anni di poliziotto, per me fare l'amministratore, fare queste attività e continuare a stare al servizio della mia città, della gente. Quindi con disponibilità e ascolto, prima di tutto. Dopodiché cercare di mettere in moto delle robe, quindi capire qual è il disagio, quali sono le difficoltà, tutta una serie di percorsi che devono però portare a crescere i nostri cittadini, a crescere il valore positivo della vita, perché noi questo possiamo fare. Poi arriveremo un giorno quando ne faremo la donazione degli organi, io ecco tutti gli organi, tutti i donatori, sicuramente è un bel segnale, ma credo che uno dei segnali più importanti sia quello di far crescere la gente tutti i giorni. Ma perché non se ne parla quasi mai di queste cose? Perché? Oltretutto, avendo fatto il servizio di polizia stradale, ho scoperto quali sono i migliori donatori proprio, raccogliendo la sua strada, giovani, e sono veramente tanti. Allora noi dobbiamo cercare di favorire questo lavoro, aiutare le persone a far sorridere, in questo caso positivo, la tua bellissima abitudine, e tanti altri bambini, perché poi dicevi prima, con i bambini, a differenza delle persone anziane, c'è poco da fare, c'è sentimento in più, c'è il cuore, c'è tutta un'altra attenzione, ma non perché il nonno sia meno importante, perché il nonno magari è al termine del ciclo della vita, mentre i nostri figli ovviamente sono all'inizio. Ecco, allora credo che per concludere, cosa possiamo fare? Io credo che serate come queste, tocchi molto di importanza, servono a far crescere il seme della donazione. Perché la serata sono comunicati, su internet, si viaggia, si parla, e quindi cercare di far crescere questo. Cioè, ti chiedo scusa, ma non potevo stare zitto questa sera perché è veramente importante, perché è l'obiettivo principale di queste serate. Adesso non so c'è. C'è una domina che mi sta guardando, che sono utilizzate per io che si dice, se si vede il filosofo, poi che è un comune mortale, quindi con la penna è tremenda, con la penna veramente tremenda. Quindi ti volevo fare questa, come dire, questa considerazione rispetto a questo tema. Io, se avete altri 3 minuti, faccio vedere un intervento proprio legato alla sette comune. E poi c'è molto, si vede molto generico.